larga parte determinato da, intanto dal fatto che ci troviamo a Milano, e in questo momento Milano ha una capacità attrattiva enorme sia nel resto d'Italia e anche soprattutto all'estero, e poi ha una, ormai un paesaggio, io lo chiamo istituzionale, nel senso che però includo le istituzioni pubbliche, le fondazioni private, gli spazi no profit, le iniziative spontanee, le gallerie, cioè ha un paesaggio che fornisce una proposta culturale che veramente la rende una destinazione culturale internazionale. E oggi veramente penso che si veda da parte di tutti gli espositori veramente uno sforzo a portare una qualità di opere singole, ma anche del dialogo tra le opere nello stand, di cui devo dire sono veramente molto molto grato a loro. So, come dire, l'impegno che ci vuole nel costruire uno stand come quelli che vediamo, l'impegno che ci vuole anche a portarlo avanti, ecco perché ci siamo presentati con questa idea del presente a molte storie, che facciano parte dell'arte moderna, che facciano parte dell'arte contemporanea, che facciano parte del design in edizione limitata, però sono delle cose che è da ascoltare con attenzione, quindi il mio era un po', come dire, un invito rivolto ai visitatori a mettersi in una posizione di ascolto.